Ragazzi tutti, buongiorno a tutti! Buongiorno! E allora, siamo pronti per iniziare, ma dobbiamo chiamare il mio compare. Voi lo conoscete, il mio compare? Me compare si chiama Verticchio. Come si chiama il mio compare? Bravi, bravi. E allora, Rosario, capisci come si chiama il mio compare? Levati il suo cappuccio, la chiami, sa perché non lo rubare. E allora, siamo pronti? Al mio tre facciamo tutti per Verticchio. Uno, due, tre. Ma che siete scordati? Uno prima, l'altro dopo. Tutte insieme alla bella sistemata. Uno, due, tre. Ma lì non mi scuta che stava voce a casa stamattina. Aspetta, io ogni tanto giro per le classi e vedo tutte le maestre che capite tesi. E poi che buttate voce al mio tre. Uno, due, e tre. Compari! Un minuto ma non sento il mio compare, compare! Dove sei? Compari! Aspettato con Gesetto, silenzio! Dove sei, compare? Compari sul mio gabinetto e mi stai sentendo! Ma non è che è stato lì! E sono qua! E buongiorno! Buongiorno a tutti i bambini! Presentato veramente aspettavo a Dio, perché io assieme con mio compare siamo quelli che abbiamo creato il teatro dei pupi e io mi chiamo Ossonofrio. Sogno Ossonofrio Palata, a me compare c'è una compolata. Ma così ti presenti? Compare, non si trovare più! E chi perde avanti che ha un po' di un comusso? E ti faccio picchiare l'autobus! Ora bambini mi presento io! E sogno Verticchio Pomaruolo! E sogno Re Legnosi! Vedi di chi sta! Oh, il cristallo cameretto messo dopo un tavolo messo dopo! Compare! Sono veramente contento a guardare tutti questi bambini perché guardandoli mi ricordo quando andavo a scuola. Ma perché di chi sta a scuola, tu compare? Certo che sono andato a scuola. Mio caro compare, io ho fatto 3 anni di scuola. 3 anni? Così poco? Ma dico, ma 3 anni che ti insegnassi? In 3 anni, mio caro compare, io mi insegniamo tutte cose. Il primo anno mi insegniamo a scrivere. Che ti insegnassi? A scrivere. Ma perché che si dice a scrivere? Perché come si dice? Le taglio la voce, si dice a scrivere! Hai sentito che si dice a scrivere? E sono appena di la scrivere, Ma c'è una questione! Ah, quella si dice a scrivere. È il secondo anno che ti insegnassi. Fammi ricordare che mi si deve il secondo anno. Ah, compare! Mi insegnava a leggere. Compare, ma c'hai la testa che dura le piace. Perché? Perché non si dice a leggere, ma si dice a... Si dice a leggere, insomma, fino a dire a leggere, ma sono in lezione!
di sicuro ma va a vincere l'anima non va a darlo. E ho terzo anno ed insegnato. Il terzo anno fammi ricordare che mi ha insegnato il terzo anno. Ah! Compa, lo sai che mi è successo il terzo anno? Ed è successo. Voi volete sapere che mi è successo il terzo anno? Ma sono state zitte come da volete. Uno, due, buon quanto e due mezzo. Compa, il terzo anno mi è successo un successo, che è un successo simile di tutti i miei successi che mi sono successi. Successivamente un successo del genere, ma non è successo mai. Padre mio, mi sta confondendo. Ma che cosa ti è successo? Compa, cosa che mi è successo? Ma mi scordavo come si legge e come si spiega. Ma guarda che sapori! E chi sto voglio presentare te? Allora, di chi sto ti manca una ricchiona e a pure la vera presso un ciccariello? Un ciccariello da fare e chi? Compa! A scuola se ci vai, vero bambini? Sì! Perché la scuola serve per istruirsi! E chi se no cresciti sciacchi, come mio compagno! Ma perché tu ci sei a scuola? Io ho fatto 5 anni di scuola! Mio! Fici 5 anni di scuola e sta andando tutto con 5 anni di scuola! Perché? Per prendersi la quinta elementare. Un po'. Chi è? Manco Peter va a figliare. Perché? Perché? Perché ho fatto 4 anni la prima e poi mi hanno rimandato all'asilo. Ma prossima volta vanno a dire, da me. Andiamo a fare lo spettacolo, bambini. Andiamo a vedere le avventure di Orlando contro un re di nome Agricane, re dei Tartari. Dove mi volete portare? Ti porterò al mercato del
sono in ferraggio. Bene, te venderò al meglio lo farei. Sei un gigante? Gigante ti senti? O tu è completamente solo? Chiamalo, gigante? Ah, non ci sente completamente. Adesso ci penso io, amico mio! Guarda che cosa vuoi, cavaliere! Cavaliere, vi prego, salvatemi la vita! Mettetevi da parte, non sei. Ehi tu, vuoi fermare anche ora? E per quanto riguarda te, cavaliere, perché non se ne vai per la strada, altrimenti ti farò assaggiare il taglio della mia scemità. Senti tu piuttosto di demarra. Tu lo sai, gigante, che una donna, un bambino, una bambina non si toccano e non si sfiorano, nemmeno con un fiore. Guarda, guarda, questo camerino da strappa. Bambini seduti all'indiana. Uomo solo quando una diamma in avanti, ma poi i canti le mano in terra e vedi passare. Cavaliere, se tu vuoi salvare la vita, consegnami la tua armatura. Solamente così potrai salvare. Il marrano che non sei altro, io non ti darò né armatura né niente, ma ti darò la mia spada dentro il tuo perfido cuore, maledetto cavaliere. Giuro che ti mangerò il cuore, comanda dal petto. A noi dico, vedo! Veramente così gagliardo e valoroso? Eccomi ai vostri piedi. Alzatevi, non sei. Angelica? Sei proprio tu, Angelica? Ma voi chi siete? Che conoscete il mio nome? Angelica, Angelica, guarda il mio volto. Orlando, sei proprio tu? Sì, amore mio, dammi un bacio. Tu, ma è la mia fidanzata, eh? Finalmente, Angelica, ti ho ritrovata. Orlando, Orlando, devi sapere che io mi trovo in pericolo da un re di nome africano. È venuto ad assediare le mie terre. Vuole me come sposa. Ti prego, Orlando, libera il mio popolo, libera mia patria, ed io sarò tuo. Sì, Angelica, tu sarai la mia sposa e di nessun altro. E io ti giuro e ti prometto che per amar tuo sono pronto ad affrontare qualunque esercito, anche se fosse quello di Alessandro il Magno. E allora, Orlando, mettiamoci in cammino verso le mie terre dell'India. Andiamo, Angelica. Anima d'una famiglia verde, brace!
Quando la musichetta non c'è, Massimo, Agricana, re dei Tartari, ho portato l'assedio nella terra della bella Angelica, perché per vento volte ha rifiutato di sposarmi. L'uomo più potente e l'oriente, rifiutato da una donna indiana. Maledetta, maledetta e fai! Ma lo giuro che libererò suo padre, il re Calafrone dell'India, solamente quando le verrà qui davanti ai miei piedi, a supplicarmi perdono. Mai applicato uno squillo di corno di sfida. Soldato, viene là. Mio signore, quante volte ti dico che quando viene il mio cospetto devi metterti in ginocchio, ma mai come posso avere il botto di salvo di scantare. Lei, che cosa sta succedendo? Mio signore, sa per dovete come un cavaliere ben armato, squilla il suo corno, gridando il vostro nome, sfidando la tua duello singolare tensione. Come? Un cavaliere sulla mia cosa, sfidare la mia persona, fammi a chiamare il gigante Baldolastro e fallo venire qui alla mia presenza. Va! Fammi chiamare il gigante Baldolastro. Soldato, ma che fa salto un mescino? Soldato! Mio signore, voglio come volete, ma io faccio il piede a sbattere. Al vostro cospetto, gigante Baldolastro, scende sul campo di battaglia ad affrontare questo cavaliere. Portamelo qui cinto di pesanti catene, ma se vedi che in duello è doloroso, mi accontento anche della sua testa. E allora, mio figlio, permetta che va. L'ammazzo, ecco! E io mi recherò nella tenda e da sul campo di battaglia per vedere l'esito del tuo. Per sfidare i cavalli di casa, vedo dal campo arrivare un gigante. Buongiorno a voi, cavalieri. Buongiorno a voi, gigante. Siete voi africani? No, io sono il gigante Baldolastro. Ebbene, gigante Baldolastro, io sfidato il tuo signore. E se tu oggi puoi salvare la vita, ritorna al campo. O se non prima morrai tu e poi africano. Maledetto cavaliere, giuro che porterò la tua testa conteccata nella punta della mia scemità. Va a vedere, ma noi dico. Come on!
fare nel mondo. Io sono Orlando Paladino. Orlando? E tu, bene cristiano, sei venuto qui in difesa di Angelica, donna pagana? Sono venuto qui in difesa della donna che io amo. E togliere la tua tirannia, Grica. Orlando, Orlando, quella donna sarà mia. Ecco, oggi proverai il mio valore, sì, proverai, Africane, io ti darò morte. Sei convinto, Africane? Sì, io sono venerato dal mio Dio. Tu invece credi ad un Dio falso, Africane. Io credo ad un Dio falso? E chi è il tuo Dio? Neanche è stato buono a salvare il suo figlio dalla croce. Basta, basta, Africano. Non parlare così del mio Gesù. Lui si è sacrificato per noi. E allora, Orlando, non faremo un duello per amor di donna, ma faremo un duello per amor di Dio. Cristiano, tu non dovevi indossare le armi, ma dovevi indossare la tonica e dovevi farti prete. Thank you.
Dio ha ascoltato le tue preghiere. E a te, africana, africana, questo è stato il tuo destino. Ti spargo questi fiori sul tuo pallido viso e l'anima tua la porterò lassù, nel celeste paradiso. Addio Orlando, darò la tua sepoltura al prode africano e al re dei Tarta. E vittorioso ritornerò dalla mia amata Angelica. E allora, dimmi, avete visto come noi manoviamo, come noi estraiamo la spada, anche la recita di tradizione è solamente uno che la fa. Adesso, altri 5 minuti, facciamo una piccola farsetta per chiudere il nostro incontro con quei personaggi che parlano in dialetto siciliano e un tempo che a volte è molto campusano.